San Martino Canavese è un tranquillo paese arroccato in posizione collinare, a una decina di minuti d'auto da Ivrea. Poco più di 800 abitanti, fra cui però non mancano i giovani e i giovanissimi. C'è una bella panetteria dove è possibile comprare i torcetti prodotti con l'originale ricetta locale. L'attività prevalente è agricola, in parte dedicata alla produzione di legname e in parte alla coltivazione della vite con cui si produce il tipico rosso canavesano. La mamma di questo comune, che intervistiamo oggi per la nostra rubrica Il venerdì del sindaco, è Silvana Rizzato. Lei è sindaco di San Martino Canavese da ben 8 anni. Ci dia una fotografia di San Martino Canavese e delle sue bellezze. Allora, San Martino Canavese, io sono arrivata qui 30 anni fa, perché non sono di San Martino, ma me ne sono innamorata subito, ovviamente, perché San Martino è un paese dove a viverci dà un senso di pace, di tranquillità, per le sue bellezze, per la sua gente gioviale, cordiale, e di conseguenza ci si sta bene con il corpo e con la mente. Qui sulla piazza principale di San Martino si raccolgono i principali monumenti, ci sono 2 chiese, c'è una torre e a poco distanza avete anche un castello. Ci racconta un po' di questi punti di forza? Allora, la nostra chiesa di Santa Marta, la confraternita di Santa Marta, che vediamo qui, diciamo che è la più antica, ecco. E di conseguenza ha avuto la sua vita è nata nel 1100, di conseguenza poi a step è riuscita ad essere quello che è negli anni, con tante vicissitudini, e insomma all'epoca le costruzioni andavano avanti anche per 50-60 anni. E poi successivamente nel 1600 è nata l'esigenza di avere una chiesa più grande, perché la popolazione era molto molto numerosa, e di conseguenza poi è partita la costruzione della chiesa parrocchiale dei Santi Martino e Costanza, ecco, cosiddetta. E, insomma, abbiamo anche la nostra torre, che anche lei quando è nata in, non era di questa altezza, successivamente poi è arrivata al livello che abbiamo ora, ed è stata ristrutturata nel 2010 anche lei, e di conseguenza, insomma, diciamo che è un punto di veduta anche al di sopra molto molto importante. San Martino, comune di pace e tranquillità, ma i piccoli comuni hanno sempre i loro guai. Quali sono quelli che lei deve affrontare? Ma diciamo, devo affrontare quotidianamente tutte le problematiche che nascono, anche perché noi siamo un comune con 2 dipendenti a tempo pieno, e in più un tecnico che viene 2 volte alla settimana. Di conseguenza tutte le cose così di ordine anche pubblico, di situazioni familiari, le strade, insomma, in persona devo occuparmene, ecco. Poi, per carità, la mia giunta, i miei consiglieri mi aiutano, però diciamo che devo essere quel perno che predispone tutte le cose che ci sono da fare. Quanta passione ci vuole per fare il sindaco? Ce ne vuole tanta, perché un sindaco, la prima cosa che fa quando si sveglia al mattino, pensa alle cose che deve fare. La prima cosa che fa quando va nel letto alla sera e pensa al domani mattina, oppure mi sveglio di notte, mi viene in mente qualcosa, vado in cucina, scrivo, ecco, per non dimenticarmi le cose che devo fare. E però è la passione ci vuole, perché ci si mette passione e amore. L'amore è la cosa che porta avanti tutto, ecco, quindi questo per me è fondamentale, amare il mio paese e cercare di fare le cose al meglio. Poi è chiaro che tutti non potranno mai essere contenti, però l'importante è essere sereni e di capire che tu stai facendo tutto quello che puoi, ecco, questo è fondamentale.